guardarla. Qué maleducación. Cosa succede in città? Ci sono ancora io e vi ringrazio per l'attenzione. Cosa succede in una grande città, è il caso di dirlo, la grande Pescara? Non c'è adesso, magari potrebbe esserci in futuro. È solo un'idea, un progetto o c'è qualcosa di concreto? Ne parliamo con il capogruppo in Consiglio regionale dell'Italia dei Valori, gli sta Di Pietro, Carlo Costantini. Buon pomeriggio, buonasera. Allora, lei un anno fa ebbe questa intuizione, non saprei come definirla, o ha ripescato un qualcosa che, se vogliamo, materialmente già esiste urbanisticamente, però politicamente no. Politicamente no, e politicamente è un progetto difficile da realizzare, perché molto spesso i risultati a portata di mano, che sono ottimali per le convenienze dei cittadini, ma non ottimali per il ceto politico, perché comportano la riduzione di prerogative, di opportunità e di poltrone, sono risultati difficilmente raggiungibili. Io ho pensato questa proposta ad agosto dell'anno scorso, credo di averla lanciata, perché sono un cittadino dell'area metropolitana. Io indifferentemente mi sposto con la macchina, con l'autobus, da Pescara a Montesilvano, a Spoltore, non sto lì a guardare qual è il confine istituzionale tra i vari comuni. Addirittura ho un pezzo della mia famiglia, mia madre, che vive in un palazzo proprio a confine, il cui cortile separa i confini istituzionali di Pescara e di Montesilvano. Francamente faccio fatica ad immaginare di essere più cittadino di Pescara piuttosto che di Montesilvano o anche di Spoltore, perché poi le frequentazioni, gli amici, i locali, il cinema, insomma, è una grande città già nei fatti e i cittadini la sentono già la loro grande città. Poi, questa però, non è dunque una provocazione la sua? No, tutt'altro che una provocazione. È stata una provocazione quando l'ho lanciata nell'estate del 2010, ma è stata una provocazione per cercare di scuotere l'attenzione dell'opinione pubblica e della politica, soprattutto rispetto ad un progetto che stava già camminando e che nel corso dei mesi ha fatto tantissimi passi in avanti. Poi il dibattito quindi si è acceso, inizialmente com'è stata accolta? Perché il confronto immediato lei l'ha avuto subito con il mondo accademico e imprenditoriale. E ci Ma inizialmente no, devo dire inizialmente no, anche il sindaco di Pescara di Montesilvano, mi ricordo, mi disse un colpo di sole d'agosto in qualche modo. Poi in realtà il progetto è andato avanti. Ecco, perché non se n'era accorto quando faceva il sindaco di San Giovanni Teatino, battute del però, genere. Sì, però quelle sono contestazioni che tradiscono una conoscenza superficiale del problema. Io solitamente quando parlo di qualcosa cerco prima di maturare una conoscenza adeguata, non parlo di cose che conosco superficialmente, ed anzi con questo mi dà l'occasione di chiarire un aspetto che è molto discusso in rete, nei blog. Questo è un progetto che sta stimolando l'attenzione e il confronto di tanti cittadini, soprattutto di ragazzi, e in molti mi rivolgono una critica: perché non hai inserito in questo progetto già San Giovanni Teatino, Francavilla, la stessa Silvi? Il tema è di tipo squisitamente tecnico. Io so perfettamente che questo obiettivo politico è un obiettivo minimo, che ha un orizzonte ben più grande, che è quello di far nascere una grande città metropolitana da 400.000 abitanti. Ma siccome io sono abituato a fare i conti con ciò che posso fare e non con ciò che vorrei fare ma non posso fare, io ho fatto riferimento a quello che la Costituzione consente di fare oggi alle regioni. Le regioni non possono modificare le circoscrizioni delle province, possono solo intervenire con legge regionale previa indizione e celebrazione di un referendum per promuovere e determinare la fusione di comuni all'interno del territorio della stessa provincia. Ciò che non possono fare le regioni è intervenire sulle circoscrizioni provinciali e quindi determinare la fusione di Francavilla, che è in provincia di Chieti, o di San Giovanni Teatino, o ancora di Silvi, che è in provincia di Teramo, con delle città che sono in provincia di Pescara, perché questo comporterebbe una modifica delle circoscrizioni provinciali, e per fare questo la Costituzione dice che occorre una legge del Parlamento. Una legge del Parlamento, anche di riforma costituzionale, perché dobbiamo abolire queste province. Quella è un'altra questione, una legge ordinaria del Parlamento. Sì. Il Parlamento in questo momento sta votando l'autorizzazione all'arresto per Romano, Milanese, Papa, insomma non credo a intercettazioni, non penso che in Parlamento ci sia la sensibilità di dedicare una sessione di lavori, una settimana ai problemi di questo territorio. E allora la considerazione che ho fatto io è questa: partiamo con un obiettivo minimo, però molto concreto e totalmente nelle nostre disponibilità, e facciamo in modo che l'ampliamento di questa area, l'estensione
alle città al di fuori del territorio della provincia di Pescara diventi un obiettivo di medio o di lungo termine, perché l'errore che la politica molto spesso commette è quello di immaginarsi degli obiettivi irrealizzabili soltanto per conquistare una pagina di giornale. Poi il problema è che la tua affermazione conquista la pagina di giornale, conquista anche il plauso di qualche cittadino, ma muore lì. Io in realtà inseguo zero pagine sui giornali o comunque anche pagine sul giornale, ma soprattutto l'obiettivo concreto, e questo obiettivo è totalmente nelle nostre mani. Io ho citato il mondo accademico perché avevano valutato la bontà di questa idea, e il mondo imprenditoriale perché in termini economici ci saranno tanti risparmi. Tantissimi risparmi. Questo è un progetto che nasce da tre considerazioni fondamentali. La prima non è di tipo strettamente economico, ma è di tipo ideale. Io credo che il nostro territorio debba riprendere a coltivare un'ambizione legittima. Pescara e tutto ciò che ruota attorno a Pescara può diventare la capitale dell'Adriatico, la porta dell'Italia verso i Balcani. Lo dico perché abbiamo una dotazione infrastrutturale di primo ordine, il porto, l'aeroporto e le infrastrutture che esistono. Lo dico perché non abbiamo nulla da invidiare a realtà come Bari e come Ancona. Bari ha una superficie territoriale di 120 km quadrati, i soli tre comuni fusi avrebbero una superficie territoriale di quasi 100 km quadrati, la popolazione residente si avvicinerebbe e questo ci darebbe la possibilità di riprendere a coltivare un'ambizione legittima. Pescara in questi anni ha perso tutto, ha perso il compartimento delle ferrovie, ha perso tutto ciò che era possibile perdere, i finanziamenti per la velocizzazione del tracciato ferroviario Roma-Pescara, pur essendo baricentrica e centrale rispetto a Bari e rispetto a Ancona. Allora, sui tavoli che contano, molto meglio presentarsi come Grande Pescara, Nuova Pescara, una metropoli di 200.000 abitanti, piuttosto che presentarsi come Spoltore 15.000, Montesilvano 50.000 o Pescara 110-120.000. L'unione fa la forza e questo, in questo settore, in un momento in cui la competizione è tra sistemi territoriali molto più che tra singole municipalità, io credo che sia un aspetto molto interessante. Poi ci sono gli aspetti economici spiccioli, il problema del taglio ai costi della politica che sta così a cuore ai cittadini ed è così temuto dal ceto politico. La fusione di tre comuni determinerebbe un taglio incredibile ai costi e alle sovrastrutture. Io ho dei numeri frutto di uno studio di fattibilità che è pubblicato sul sito www.pescaramontesilvanospoltore.it, che è il sito del comitato promotore. Noi avremo una riduzione di spesa per organi politici di circa 620.000 euro, 1.200.000.000 di vecchie lire in meno di costi. Avremo una riduzione di spesa per gli staff dei politici, e per staff dei politici intendo uffici stampa, segreterie, per politici intendo consiglieri comunali che vanno via, perché oggi esistono tre consigli comunali, ne esisterebbe uno, sindaci che vanno via, assessori che vanno via, direttori generali che vanno via, segretari che vanno via, strutture dirigenziali che vanno via, dicevo staff politici altre 687.000 euro, insomma solo di taglio diretto ai costi della politica un risparmio di 1.300.000 euro che darebbe la possibilità di fare cose incredibili, perché proiettato a 10 anni, 20 anni darebbe la possibilità di fare mutui e di intervenire per realizzare le infrastrutture che servono, ma questi sono i tagli diretti. Poi ci sono i tagli indiretti che investono il personale, la razionalizzazione nell'utilizzo del personale, investono i beni strumentali, lo stesso bene strumentale che Pescara ha acquistato potrebbe essere utilizzato a Montesilvano e a Spoltore, evitando che gli stessi soldi dei contribuenti facciano comprare tre macchine per sfalciare l'erba quando ne basta una che può lavorare per tre comuni, ho fatto un esempio. E poi le società partecipate, i consigli di amministrazione di queste società che ogni comune si costituisce, ogni comune si gestisce, ogni parte politica gestisce attraverso la nomina. Tutto questo determinerebbe un risparmio complessivo di 6.700.000 euro l'anno. Quindi 6.700.000 euro sono i costi diretti e i costi indiretti della politica, i costi che deriverebbero da una maggiore efficienza del servizio. Il cittadino avrebbe semplificato la propria vita, perché oggi è costretto a varcare i confini in base a quello che gli occorre. Se ha un esercizio commerciale a Montesilvano ma risiede a Pescara, deve spostarsi da una parte all'altra. Mettere in rete i servizi di questa grande città sarebbe un grande contributo soprattutto al sistema delle imprese. E poi abbiamo un altro aspetto non trascurabile, che è la premialità statale e regionale rispetto alla fusione dei comuni. Esistono delle norme
esistono già da tanto tempo, da oltre 10 anni, che premiano i comuni che si fondono. Lo Stato, attraverso il decreto ministeriale 318 del 2000, trasferisce il 20% in più dei trasferimenti statali dell'anno precedente ai comuni che decidono di mettersi insieme. Questo vuol dire che se Pescara, Montesilvano e Spoltore hanno avuto, ipotizzo, 100 milioni di trasferimento dallo Stato, se si mettono insieme avranno questi 100 più 20. Questo calcolo sviluppa 8 milioni e 700 mila euro in più all'anno. E poi c'è una premialità anche prevista da una legge regionale, la 143 del 97, che dovrebbe prevedere altre 100 mila euro l'anno. In tutto parliamo di una cifra che supera i 15 milioni di euro l'anno di risparmio, di attivo, diciamo, tra minori costi e maggiori entrate, che proiettata in 20 anni, perché andrebbe ad incidere sulla spesa corrente aumentando la capacità di indebitamento di questo ente, consentirebbe a questa grande città di disporre di una quantità di denaro liquido che forse a Milano grazie all'Expo, ma è difficile trovare in Italia una città con questi capitali da investire per la ripresa economica, per la dotazione infrastrutturale, per la rinascita di un territorio che ha grandissime potenzialità ma ancora oggi inespresse. Io il confronto lo cerco su questi dati, sui contenuti. In realtà chi critica questo progetto cerca di spostare il confronto su altri campi che non sono quelli miei. Senta, sicuramente penso che non sia un problema di residenti, perché il montesilvanese si sente pescarese piuttosto che di Spoltore, o comunque non credo che ci sia questo campanile, anche perché oramai si vive in questa area metropolitana. Il problema semmai lo ritengo di carattere politico. C'è una volontà politica che è poi quella che davvero fa le riforme, questi grandi cambiamenti? No, la politica non è pronta ancora. Io sono sincero, la politica non è pronta a tal punto. Una piccola casta che conserva. Certo, è chiaro che far saltare 120 postazioni tra consigli comunali, assessori, sindaci, annessi e connessi dà fastidio. Ma la politica è talmente impreparata da aver subito lo smacco della società civile che è partita, perché la settimana scorsa la Camera di Commercio con il suo presidente, la Fondazione Pescara Abruzzo e l'Università, la Facoltà di Architettura hanno presentato uno studio che conferma la bontà di questa linea, che evidentemente considera questo passo il punto di partenza di un progetto ancora più ambizioso e che sprona la politica a fare passi in avanti. Fortunatamente la Costituzione ci aiuta, perché questa non è una scelta che spetta solo alla politica, è una scelta che spetta in primo luogo al cittadino. Il procedimento legislativo, infatti, deve avere come punto di partenza la consultazione popolare, il referendum. Io quello che ho detto con grande serenità agli amici e ai colleghi che avversano questo progetto, lasciamo decidere i cittadini. Se i cittadini diranno di no, io sarò il primo a ritirare questo progetto. Se però i cittadini diranno di sì, voi, loro, dovranno accettare il responso delle urne e farsi guidare da quello che è il sentimento e la volontà di innovazione dei cittadini e della società. Senta, però lei vive molto, e nella regione, particolarmente negli ambienti del Consiglio regionale, l'emiciclo, per via della sua attività, del suo incarico. Ma secondo lei un progetto del genere avrebbe più nemici nella casta, tra virgolette, piccola casta politica locale dell'area metropolitana pescarese o fuori? Perché una grande Pescara farebbe paura anche ad altri centri? La sua domanda è molto puntuale. I nemici sono tanti e non sono solo qui. I nemici sono un po' dovunque, c'è una parte della politica della provincia dell'Aquila, per esempio, che non vede di buon occhio questo progetto, perché teme che la crescita di questa città e la coltivazione di questa grande ambizione possa relegare la città capoluogo in un ruolo di secondo piano. È un errore drammatico. La regione riprende il suo ruolo, riprende la sua mission, riprende in termini di crescita economica solo se cresciamo tutti. È impensabile immaginare che questa regione, in un momento di così grande difficoltà, possa procedere per compartimenti stagni. Così come il terremoto dell'Aquila, da tragedia, si sta trasformando in un'opportunità per il ceto imprenditoriale locale, che ha conosciuto delle nuove opportunità di lavoro grazie ai finanziamenti dei privati per ristrutturare le abitazioni e grazie anche agli appalti pubblici che si susseguono in quella realtà. Allo stesso modo, lo sviluppo di questa città deve essere un elemento di traino e di valorizzazione dell'intero territorio regionale. Se continuiamo a ragionare guardando i confini e i recinti dei nostri interessi, non andremo da nessuna parte. Qui ci sono delle resistenze, però io sono molto fiducioso sull'intelligenza e la lungimiranza dei cittadini. Io dovunque vado, la settimana scorsa a Montesilvano abbiamo avuto un convegno molto partecipato con
Nino D'Annunzio, Attilio Di Mattia, il presidente della Camera di Commercio, insomma era difficile trovare una persona anche solo dubbiosa rispetto a questo progetto. Io quello che chiedo ai miei colleghi in Consiglio regionale, lasciate decidere i cittadini, votiamo la delibera che è già presentata ed è in Consiglio regionale, ha avuto il parere favorevole della Commissione per le garanzie statutarie, ha superato tutti i vagli istruttori, bisogna solo alzare le mani per consentire ai cittadini di scegliere. I cittadini non scelgono mai, sono costretti a subire veramente dalla politica di tutto, perché la politica oggi per certi versi può essere considerata la prima nemica del cittadino e dell'imprenditore, almeno su questo facciamo scegliere le persone. Ecco, però siccome c'è anche una persona che politicamente non credo le sia molto simpatico, che quando si trattava di referendum spesso e volentieri invitava i cittadini elettori ad andare al mare piuttosto che alle urne, nel contesto dell'area metropolitana c'è stata l'iniziativa sicuramente pregevole della fondazione che ricordava poc'anzi, però c'è stata anche un'altra iniziativa del Partito Democratico di Montesilvano che l'ha letta in maniera diametralmente opposta. Ho capito. Eppure è un alleato e tra l'altro l'anno prossimo si vota a Montesilvano, forse sì, per sì. Questo? Sì. Non lo so, francamente, non so. Io credo che sia una posizione politica poco approfondita, abbastanza superficiale, una reazione così un po' istintiva e poco meditata, anche perché il fatto nuovo che propone il Partito Democratico è un fatto vecchio. Il Partito Democratico sostiene che la soluzione migliore sia la gestione associata di funzioni, la funzione della programmazione, facciamo il piano regolatore insieme, la funzione della gestione dei servizi, organizziamoci e mettiamoci insieme per gestire i rifiuti. Tutto questo è legge della Regione Abruzzo, grazie al quadro di riferimento regionale, da circa 17 anni. E nonostante sia legge della Regione Abruzzo, la politica non ha mai trovato la forza di rinunciare ad uno strapuntino, ad un incarico a un tecnico, a un posto in consiglio di amministrazione, per cedere questo strapuntino di prerogativa ad un progetto più grande e più ambizioso. Quindi indicare come fatto nuovo un fatto vecchio, addirittura con forza di legge, ma totalmente vanificato dalla indifferenza della politica, mi sembra un po' troppo. Però io sono convinto, io rispetto la posizione di chi è contro, rispetto anche la contrarietà del Partito Democratico. Chiedo però al Partito Democratico, che ci ha sostenuto nel referendum sul nucleare, sul legittimo impedimento, sull'acqua e che anche adesso ha raccolto insieme a noi le firme per il referendum sulla legge elettorale, io chiedo al Partito Democratico, nel rispetto anche di un valore che ha ispirato la stessa fondazione di questo partito, di lasciare al popolo la possibilità di decidere. Il referendum facciamolo e poi adeguiamoci alla volontà dei cittadini. A proposito di legge elettorale, come va la raccolta di firme? Anzi, si rifà questa legge, si ritorna a Mattarellum? Ma la legge, la raccolta di firme si è conclusa in maniera strepitosa, nel senso che solo noi dell'Italia dei Valori in 25 giorni abbiamo raccolto 350.000 firme, noi da soli dell'Italia dei Valori, di cui 11.000 o 12.000 solo in Abruzzo. Per noi era sufficiente mettere un banchetto anche nei comuni di montagna, in provincia di Teramo, mi è capitato in un paio di occasioni, era sufficiente mettere il gazebo con il banchetto per vedere arrivare immediatamente decine di persone. Ma secondo lei perché erano nauseati della politica, quello che accadeva in questo paese, o hanno capito fino in fondo che cosa fosse il sistema elettorale che si vuole abrogare? Guardi, il cittadino è di gran lunga più informato e consapevole rispetto a quanto non lo siano molti politici, che sono assolutamente poco avveduti. Il cittadino sa tutto, è informato su tutto, sa che questa legge elettorale non gli consente di eleggere la propria rappresentanza parlamentare. E devo dire anche che il cittadino si fida dell'Italia dei Valori. L'esperienza del referendum sul nucleare, sull'acqua e sul legittimo impedimento ci ha resi dei punti di riferimento. Io ho visto tantissimi cittadini non voler andare al comune, nelle segreterie comunali, ma voler venire nei banchetti dell'Italia dei Valori, perché una firma consegnata all'Italia dei Valori è una firma consegnata in buone mani. E questo evidentemente ci ha riempiti di orgoglio e ci ha dato e ci restituisce e ci consegna una grandissima forza e determinazione per il futuro. Quanto è importante il mondo di internet e dei blogger, che lei conosce molto bene, no? O sbaglio? Per me, per questa democrazia comunicativa e informativa che sembra in queste ore il governo voglia un po' imbavagliare, perlomeno. Guardi, per me è fondamentale. Io sono un grande sostenitore della rete, sono presente in rete con il mio blog, con Facebook, con tutto. La rete ha una funzione di controllo che, devo dire, l'informazione ordinaria non riesce a gestire. Oggi l'informazione raccoglie la dichiarazione del politico in maniera
quasi totalmente acritica e la riporta. Se il politico ogni giorno dice una cosa contraria rispetto a quella che ha detto il giorno prima, nessuno se ne accorge. Se il politico, Chiodi, tanto per essere vicini, dice che si entra nella fase 2 del patto, quando nessuno ha ancora visto la fase 1, il politico lo dichiara e nessuno gli dice: amico, la fase 2 e la fase 1 dov'è? Il CIPE non si è riunito, qui non abbiamo ancora visto un centesimo. Il problema della informazione tradizionale è che oggi raccoglie, fotografa le dichiarazioni dei rappresentanti politici senza esercitare quella funzione di incastro, di qualche modo quella funzione critica che io credo che il giornalista debba ancora esercitare. La rete è il contrario. In rete anche la più grande verità viene scandagliata, sottoposta a critiche, messa in discussione in maniera feroce. E la rete soprattutto ha un ulteriore vantaggio: non perdona nulla. In rete qualsiasi errore, passato, presente e futuro, torna in evidenza e ti viene in qualche modo rinfacciato e ti aiuta anche ad ispirare la tua azione futura. E per me personalmente è una fonte di ispirazione formidabile. Io non ho paura di riconoscere che tantissime decisioni, anche le votazioni singole che l'Italia dei Valori assume in Consiglio regionale, sono ispirate dagli umori, dalle sensazioni del popolo della Regione. Se hai la coscienza a posto non hai problemi, ma non temi le manipolazioni che possono essere compiute sulla rete? Beh, le manipolazioni ce ne sono di manipolazione, si interviene e si rimuovono le manipolazioni, ci sono gli strumenti per rimuovere le manipolazioni. Però la libertà dovrebbe essere massima. La libertà dovrebbe essere dimostrata, la manipolazione. Esatto, dimostrata la manipolazione, ma in linea di principio l'apertura della rete deve essere totale. Una rete con un bavaglio, con dei confini, con dei recinti non sarebbe più quello che è attualmente. Io l'ho portata brevemente su questo campo perché ci sono alcune cose che si stanno discutendo, come dicevamo prima, in Parlamento relativamente alla pubblicazione o meno di intercettazioni. E poi perché la conosco come navigatore o uomo che vive anche virtualmente sulla rete. Noi ci fermiamo per qualche istante, fra poco, avevo anticipato già qualcosa, ci occuperemo di patto per lo sviluppo e del tavolo romano che c'è stato nei giorni scorsi e soprattutto parliamo di sanità, sul quale dovevamo già trattare la settimana scorsa, poi impegni suoi ci hanno tenuti distanti. La linea regia per qualche istante. Cosa succede? Abbiamo iniziato il countdown, speriamo, per questa grande Pescara, questa città che speriamo quanto prima assorba inizialmente Montesilvano, Pescara e Spoltore, e poi chissà, domani si aboliranno anche le province, si potrebbe fare un discorso molto più organico, no, di area metropolitana. Ne parlavano anche le leggi Bassanini, certo. Ce le ricordiamo a suo tempo. Comunque adesso, in qualità, ne approfitto anche perché lei è capogruppo dell'Italia dei Valori in Consiglio regionale, si è fatto promotore tra l'altro col senatore Di Mascitelli di alcune iniziative, innanzitutto l'altra settimana lanciando un campanello d'allarme di una speculazione immobiliare che si starebbe attuando nella nostra regione attraverso la realizzazione di 5 nuovi ospedali. Ci spiega questo passaggio? Ma guardi, il problema è che io non riesco a capirmi con Venturoni e con Chiodi, nel senso che Venturoni oggi su un giornale ha detto: Costantini, paventa il rischio che l'ospedale di Giulianova si trasformi in villette, in realtà è un delirio, e poi dice: e del resto l'ospedale di Giulianova in cos'altro potrebbe trasformarsi se non in villette? Cioè fondamentalmente loro dicono le stesse cose che dico io, solo che se le dico io assumono il tono e il carattere di una denuncia politica, e se le dicono loro va bene. Fondamentalmente che cosa vogliono fare? Vogliono rastrellare tutti i fondi dell'ex articolo 20 per l'edilizia ospedaliera e concentrarsi su 5 nuovi ospedali che interessano Avezzano, Sulmona, Lanciano, Vasto e Giulianova. Cosa vogliono fare? Vogliono valutare se conviene intervenire sulle strutture esistenti, se conviene costruire nuovi padiglioni vicino alle strutture esistenti. Sul quale comunque già è stato investito, diceva in quella conferenza certo, stampa. Certo, no? Certo, vogliono fare questa valutazione perché vogliono vedere che cosa conviene fare. Cioè è evidente che se un ospedale l'ho appena ristrutturato e ci ho speso 15 milioni di euro, prima di fare un nuovo ospedale valuto l'investimento fatto e misuro quanto occorre per mettere a regime tutto l'impianto. No, non fanno questo. Dicono fondamentalmente che devono costruire 5 nuovi ospedali. Non si capisce perché.
qualcuno dice perché l'ex articolo 20 vincola la costruzione di nuovi ospedali. Io sono andato a rivedere la norma, ho fatto ricontrollare tutte le modifiche dal 1988 in poi, non c'è un articolo, un comma che vincoli le regioni ad utilizzare questi fondi solo per la costruzione di nuovi ospedali. Quindi è una scelta che prescinde da una valutazione di merito. I principi di economicità e di efficienza della gestione delle risorse pubbliche impongono che la scelta sia preceduta da un'istruttoria. Tu prima di dire scelgo 5 nuovi ospedali, devi aver fatto un'istruttoria tecnica, devi aver verificato in concreto che cosa ti conviene fare, qual è il modo migliore per utilizzare i soldi dei cittadini. Tutto questo non c'è, c'è solo la volontà politica di fare 5 nuovi ospedali. Soldi a disposizione 250 milioni di euro, soldi necessari 500 milioni di euro. Il loro progetto manca del 50% delle risorse. E allora si ingegnano e dicono: come facciamo a trovare questi soldi? Una parte lo dirò dopo, un'altra parte cerchiamo di valorizzare gli immobili che abbiamo, e allora avviano un'attività che io ho definito di ricatto nei confronti dei comuni interessati, mandando delle richieste agli uffici urbanistici o agli assessori agli urbanistici, dicendo loro: o incrementate gli indici edificatori dei siti che ospitano gli ospedali e mi fate delle trasformazioni edilizie e mi consentite di metterci il residenziale, il commerciale, il direzionale per renderli appetibili sul mercato, o altrimenti io non ti faccio un nuovo ospedale. Cioè, sulla base di poteri sconosciuti, questo è quello che ha messo per iscritto il direttore generale della ASL dell'Aquila, il sindaco di Sulmona, questo è quello che il direttore generale della ASL di Chieti ha comunicato al sindaco di Lanciano e questo è quello che in qualche modo anche l'ASL di Teramo ha scritto al sindaco di Giulianova. Cosa vogliono fare loro? Attraverso l'immissione sul mercato degli immobili che costituiscono i vecchi ospedali, con indici ovviamente accresciuti e con grandi possibilità edificatorie, vogliono fare un po' di cassa e racchiappare qualche decina di milioni di euro, perché di più non riuscirebbero a fare. Il problema è che giustamente il sindaco ti dice: scusami, se io ho il mio patrimonio immobiliare, se io devo utilizzare i soldi del mio bilancio per fare i parcheggi, per fare il verde, per fare le strade, per fare la viabilità, per quale ragione dovrei arricchire te, valorizzare il tuo patrimonio di 10-20 milioni di euro e non già un bene immobile del comune piuttosto che la provincia? Cioè, è una pretesa che non ha le gambe per camminare, perché da una parte vogliono valorizzare le loro risorse e dall'altra parte vogliono lasciare al comune tutti i problemi, perché un insediamento ricettivo, residenziale, commerciale comporta degli oneri che il comune dovrebbe in qualche modo sostenere. Ma non ci fermiamo qui, perché i soldi non basterebbero. Questi comunque sarebbero gli attuali ospedali. Diciamo, dei 250 vorrebbero recuperare un centinaio di milioni di euro attraverso questa gli operazione. Gli attuali ospedali. Sì, la vendita degli attuali ospedali trasformati in case, in attività commerciali, in centri commerciali. Fermo restando che dovrebbero anche dire dove vorrebbero i nuovi ospedali. Poi dovrebbero dire dove vogliono fare i nuovi ospedali, ma questo è il minimo. Il problema è dove prendono i soldi, cioè questo è il vero problema, perché abbiamo detto 250 più 100, 350, fa bisogno 500-550, mancano 200 milioni di euro. I 200 milioni di euro li vogliono prendere, lo hanno tranquillamente dichiarato, attraverso il coinvolgimento del privato, attraverso l'utilizzo di due strumenti che si chiamano il project financing o il leasing in costruendo, il primo soprattutto dei quali è uno strumento che prevede la partecipazione del capitale privato. Il privato ci mette i soldi e ti dice: io i soldi che ci metto li recupero per 30 anni attraverso la gestione trentennale di alcuni servizi, che possono essere servizi sanitari, reparti, o possono essere servizi come il servizio di lavanderia, come il servizio di pulizia, come tutti i servizi che ruotano attorno alla sanità, secondo un modello che hanno sperimentato in Veneto, che sta fallendo. Qualunque cittadino può andare a verificare che fine ha fatto il project financing dell'ospedale di Mestre, che è un ospedale che ha caratteristiche dimensionali simili a quelle di Giulianova e di Lanciano, 300 posti letto, project financing, ingresso nel capitale, è intervenuto alle Corte dei Conti, stanno fallendo perché non hanno più i soldi per pagare questo tipo di operazione. E quindi l'ingresso del privato e la dismissione di altri ospedali. Perché? Quando noi diciamo che Chiodi vuole chiudere Atri, vuole chiudere Atessa, vuole chiudere Ortona, non lo diciamo perché ce lo inventiamo, lo diciamo perché le carte cantano. Se tu rastrelli tutti i fondi dell'edilizia ospedaliera, li concentri su questi 5 ospedali, vuol dire che tu hai fatto una scelta strategica, gli altri 5 ospedali li hai abbandonati. Se tu decidi che l'ospedale di Lanciano debba passare da 200 posti per acuti a 300 posti per acuti e che questi 5 ospedali debbano non solo conservare i posti letto per acuti ma automaticamente crescere, vuol dire che hai deciso che gli ospedali per acuti che ci sono non ci saranno più. Se non investi in infrastrutture e aumenti posti letto in una condizione in cui li devi ridurre, 2 più 2 fa 4, gli altri ospedali li stai abbandonando. Quello che contesto io
a Chiodi e a Venturoni, non è tanto il merito, perché ci sta che il centrodestra voglia una sanità a sportello con le assicurazioni e con la carta di credito, mentre il centrosinistra prediliga una sanità pubblica. Il confronto sul merito ci può stare. Quello che contesto è il metodo, cioè non c'è trasparenza. Il progetto dov'è? L'analisi dei costi dov'è? L'analisi del fabbisogno dov'è? Chi ci dice che queste operazioni costano di meno rispetto ad altre operazioni che prevedono gli interventi sulle strutture esistenti? Tutto questo non c'è. Ed allora qual è la mia provocazione? Che nasce da quello che ha dichiarato Chiodi, che in fondo questa operazione si faccia non per soddisfare i bisogni dei cittadini, ma per soddisfare gli interessi di chi deve fare gli appalti. Perché poi se Chiodi dichiara che tutto questo deve avvenire attraverso Infrastrutture Lombarde S.p.A., che è una società in-house della Regione Lombardia, fondamentalmente di Formigoni, e se proprio in questi giorni la CGL in Calabria, la Calabria ha già fatto questa operazione, ha già affidato a Infrastrutture Lombarde le procedure per la gestione degli appalti per la costruzione di 4 nuovi ospedali, se proprio in questi giorni la CGL presenta le denunce, la Procura Repubblica di Catanzaro apre fascicoli, io ho il dovere di denunciare questi aspetti, ma ho il dovere di denunciarli perché Chiodi non è trasparente nella gestione del metodo. Se Chiodi avesse un progetto e se in questo progetto ci fosse scritto chiudo Ortona, chiudo Atri, chiudo questo e chiudo quest'altro, voglio gestire attraverso il privato perché mi dà questo, questo e quest'altro, voglio fare un unico grande appalto, 5 grandi appalti, io potrei confrontarmi sul merito. Con Chiodi invece il merito è sempre nascosto, perché lui tende sempre a far trovare il cittadino e anche l'interlocutore politico davanti al fatto compiuto. Io dico no, io davanti al fatto compiuto né mi ci voglio trovare e né ci voglio far trovare i cittadini, perché 550 milioni di euro sono l'investimento, l'indebitamento più grande mai vissuto in questi anni. Io non posso consentire che questo avvenga. La sua provocazione è molto forte, ma ha una forte valenza preventiva. Preventiva. Credo che il dramma della politica sia stato legato alla mancanza di conoscenza di ciò che si andava decidendo. Qui bisogna decidere, è fuori di dubbio che si debba decidere, ma la decisione presuppone prima un dignitoso livello di conoscenza. Qui nessuno sa nulla, non ci sono atti formali nei quali questo progetto è stato descritto, non ci sono studi, non ci sono indagini, non ci sono analisi, non c'è nulla, ci sono solo le parole di Chiodi, 5 nuovi ospedali, Infrastrutture Lombarde lo ha dichiarato virgolettato in una intervista rilasciata ad un quotidiano abruzzese, l'utilizzo residenziale, commerciale e direzionale dei vecchi ospedali, l'ingresso del privato nella gestione degli ospedali. Io voglio sapere come entra questo privato, perché tutti sappiamo che per esempio la rianimazione, ha mai visto un ospedale gestito un privato interessarsi a un reparto di rianimazione? No, perché non è remunerativo, cioè non vorrei che nello stesso contenitore il privato mi si prenda la polpa e scarica sul pubblico e sui cittadini le parla le cose più rognose e più costose. Io queste cose le voglio sapere, perché non è che Chiodi gestisce i soldi suoi, Chiodi gestisce i soldi dei cittadini, e i cittadini, tutti i cittadini, hanno il diritto di sapere come Chiodi vuole utilizzare il loro denaro. Senta, e Chiodi non ha nessun vero diritto di ipotizzare degli scenari senza prima averli fatti conoscere ai cittadini. E che Chiodi è stato protagonista di una abile operazione finanziaria che ha permesso alla sanità abruzzese di rimettere i conti a posto e comunque di poter discutere se è stata un'abile operazione finanziaria. Io le chiedo però due non cose. Siamo tra no, ho capito, ma chi ha pagato il debito? Ma le conseguenze più, sociali non è più tra le conseguenze canaglia. Sociali ma le conseguenze sociali dell'azione di Chiodi chi le ha pagate? Le ha pagate la persona che può permettersi di andarsi a curare una clinica privata o l'ha pagato il pensionato a 750 euro che oggi già ha 6 mesi, un anno di lista d'attesa ed è costretta a sottrarre dal proprio reddito di 600 euro, 50 euro, 100 euro per andare a un privato? Io dico, è vero che non siamo più regione canaglia, ma a me mi interessa anche capire chi ha pagato questa operazione. Non l'ha pagata chi l'avrebbe dovuta pagare, gli evasori, i truffatori e quelli che in qualche modo sono sconosciuti al fisco da sempre. L'hanno pagata i soliti noti, il 90-92% che contribuiscono all'entrata del fisco, i dipendenti e i pensionati, e questo personalmente però i privati non mi per esempio le famose cliniche private che hanno fatto scoppiare tutto quell'evento giudiziario che ha coinvolto e centrodestra e centrosinistra, adesso sono controllati, ci sono dei contratti ben precisi. Ma controllati fino a un certo punto, sono certamente, vabbè ci mancherebbe altro, insomma è evidente che le esperienze del passato con gli arresti e i buchi giganteschi qualcosa hanno insegnato, ma io non contesto, io non faccio contestazioni che investono la moralità del presidente, io faccio contestazioni che investono il merito delle sue decisioni politiche assolutamente, eccetera. Non mi sono mai neppure lontanamente immaginato di insinuare qualcosa, anche il rapporto con il privato è ancora un rapporto un po' così
non chiaro. Ecco, allora, le faccio un esempio molto concreto. L'Aquila. La AS dell'Aquila ha deciso di affidare la lista di attesa per gli esami diagnostici alle cliniche private perché non ce la faceva più. Io mi sono informato e so che all'Aquila è stata donata alla fine di luglio, inaugurata da Chiodi, una delle risonanze magnetiche più moderne d'Europa e una delle TAC più moderne d'Europa, che non lavorano o comunque lavorano pochissimo. A me non sta bene che gli impianti e le attrezzature che sono negli ospedali non lavorino al 100% delle loro potenzialità, che il direttore generale di una AS non assuma nuovi ragazzi per farle funzionare giorno e notte, e che queste lacune, queste manchevolezze tornino a trasformarsi in un'opportunità di guadagno facile per il privato che fa sanità. Non mi sta bene. Senta, critiche sono opportune assolutamente, anche perché Chiodi ha operato in una gestione commissariale, quindi fondamentalmente ha potuto prendere delle decisioni con molta celerità e al tempo stesso senza dover passare dal Consiglio regionale. Voi di recente, come Italia dei Valori, avete riaffermato questa necessità di riportare sanità, piano sanitario... Guarda, questo gliel'hanno detto i tribunali, fortunatamente non gliel'ha detto l'Italia. Se piano sanitario regionale, sono piano i TAR, che per, tanto per fare un esempio hanno detto a Chiodi, tu dovevi riconvertire Guardia Grele, sì, non li dovevi chiudere. No, siccome si stava discutendo, no? Parlava anche con il senatore Mascitelli, il suo collega, della necessità di riportare la sanità in consiglio regionale, tu cur, non più una basta con la gestione commissariale, mentre Chiodi ritiene opportuno per evitare storture che ci sono state fino a un recente passato, è giusto proseguire con la gestione commissariale, lo diceva qua tra l'altro un paio di settimane fa in trasmissione. Ho capito, però sa, la gestione commissariale non è solo una parola, la gestione commissariale si porta dietro le tasse più alte d'Italia. Se non cessa la gestione commissariale non si introduce la possibilità di ridurre le tasse con le tasse aggiuntive che sono state introdotte per consentirci di ripianare il deficit. Quindi il fatto che oggi Chiodi dichiari voglio andare avanti fino al 2012 vuol dire per il cittadino continua a pagare le tasse più alte d'Italia fino al 2012. E poi il rischio storture è un rischio tutto interno alla sua maggioranza, cioè è evidente che lui non vuole venire in consiglio perché non vuole subire ricatti e ricattucci che teme di subire dalla sua maggioranza. Questo è il vero problema. Una decisione presa in solitudine gli consente di essere duro e cinico nel raggiungimento dei suoi obiettivi e di non mediare nulla con i suoi della sua maggioranza, certamente non con noi dell'opposizione. Noi abbiamo dimostrato di essere pronti ad assumerci tutte le nostre responsabilità, abbiamo votato provvedimenti che in altre occasioni non sarebbero stati votati e abbiamo, credo, dimostrato un senso di responsabilità di gran lunga superiore alla media degli ultimi anni. A proposito, la competenza del piano sanitario regionale di chi è? La competenza del piano sanitario regionale è del legislatore regionale, del consiglio regionale. Chiodi è il commissario che dovrebbe attuare le previsioni del piano sanitario regionale, non modificarle. Questo gli hanno detto i tribunali. Gli hanno detto, caro Chiodi commissario, la tua nomina è funzionale all'attuazione di un piano di rientro che ha approvato il Consiglio regionale con legge della Regione Abruzzo. Tu non sei stato nominato per scrivere un'altra legge, perché tra i tuoi poteri non c'è quello di scrivere le leggi. Poi c'è stata quella operazione fatta dal governo che nel decreto gli ha messo la sanatoria di tutto quello che aveva deciso, ma è stata praticamente un'operazione dell'ultima ora che è servita ad evitare il precipizio. Un precipizio che comunque ci sarà, perché le politiche di Chiodi hanno prodotto inevitabilmente un incremento della mobilità passiva, che per il cittadino forse vuol dire poco, ma che comunque in termini economici vuol dire tanti soldi. Che cosa accade se tu tagli strutture sul territorio senza offrire al cittadino opzioni alternative? Accade che il cittadino che prima aveva un ospedale o un laboratorio o un distretto iperattrezzato sotto casa prende la macchina e se ne va nelle Marche o se ne va in Emilia-Romagna. Quelle prestazioni, perché la Costituzione comunque garantisce il diritto alla salute, quelle prestazioni sono comunque a carico del bilancio della Regione Abruzzo. La differenza è che non sono fatturate subito, ma vengono fatturate, uso il termine fatturate per far capire, addebitate alla Regione Abruzzo dopo 18-24 mesi. Questo vuol dire che gli effetti dei tagli in termini di innalzamento dei costi per la mobilità passiva non li leggiamo oggi, li leggeremo tra 18-24 mesi, e i primi dati che si cominciano a leggere confermano degli elementi di gravissima preoccupazione. Quindi saranno peggiori dell'effetto del terremoto? Ma già quelli pubblici, 24 milioni di euro nel 2009, 50 milioni di euro nel 2010, 80-90 milioni di euro nel 2011. Chiodi, che è sempre alla ricerca di giustificazioni a quello che non va e di attribuzioni di meriti per quello che va, in questo caso dice la colpa è del terremoto, la colpa è dell'Aquila. Non è così.
Non è così, perché l'Aquila ha quasi recuperato integralmente le sue performance di prima. E perché se fosse stato per l'Aquila, il dato si sarebbe fermato al 2009, massimo si sarebbe fermato al 2010, perché poi c'è stata una ripresa del San Salvatore e delle attività ordinarie. Se il dato invece è 20, 50, 90, 2009, 2010, 2011, vuol dire che l'Aquila c'entra pochissimo. La verità è che Teramo è una delle province che producono mobilità passiva nella maggiore percentuale a livello regionale, e più in generale lo smantellamento di alcuni presidi che sul territorio c'era, che dovevano essere riconvertiti ma in realtà sono stati chiusi, ha determinato questo innalzamento che pesa sul debito. Quindi i dati che i cittadini leggono oggi sul pareggio Regione Canaglia sono provvisori. Io personalmente spero che vengano confermati, ma temo che i flussi informativi sulla mobilità passiva, quando arriveranno, ci riserveranno delle amare sorprese. Beh, speriamo di no, dai. Se voglio essere ottimista. Senta Costantini, ci fermiamo per un ultimo break velocissimo e dopo parliamo di patto per lo sviluppo e tavolo per l'Abruzzo che si è tenuto a Roma, che è un argomento che l'ha particolarmente interessata. Linea? Ah no, c'è qualche problema, quindi andiamo avanti e parliamo appunto di questa. Allora, abbiamo avuto in settimana il tavolo per l'Abruzzo, tanto atteso, auspicato da Confindustria e quant'altro, un modello operativo che ci ha poi copiato a livello nazionale, ci hanno copiato a livello nazionale. Forse poteva essere e doveva essere fatto prima, è troppo tardi, è arrivato troppo tardi secondo lei? Ma guardi, io giudico in base ai contenuti, ho questo limite, nel senso che non è la pagina del giornale che in qualche modo influenza il mio giudizio, sono i numeri che influenzano il mio giudizio. I numeri dicono che questo patto in realtà è un contenitore assolutamente vuoto. Noi avevamo 620 milioni di fondi FAS che avremmo dovuto avere già da qualche anno, come l'ha avuto il Molise, come l'ha avuto la Puglia, e continuiamo a non averli. I soldi di fondi FAS confermati sono quelli che già avevamo, che già spettano all'Abruzzo e che nessuno poteva toglierci. Avevamo... Però non c'è stato il taglio del 5%. Ma quello non c'è stato per via del terremoto. Quello non c'è stato per via del terremoto, è un'altra ragione. Non dipende dal patto il fatto che non c'è stato il taglio. Il taglio non c'è stato per il terremoto. Quello che avevamo l'anno scorso, due anni fa, continuiamo ad avere oggi. Con la differenza che altre regioni ce l'hanno già in tasca. Noi ce l'abbiamo ancora virtualmente, perché nemmeno questa settimana il CIPE si riunirà e nemmeno questa settimana ce lo dirà. È un presupposto posto per esaltarci? È un'occasione che può consentire un processo di autoesaltazione? Secondo me no, perché se prendiamo gli stessi fondi che già avevamo, con la differenza che gli altri già li stanno spendendo e noi non li possiamo ancora spendere, non credo che sia un grande risultato. Ci vogliamo spostare sulle infrastrutture? I cittadini ricorderanno la presenza di Berlusconi a dicembre del 2008, 14 miliardi di dotazione infrastrutturale, la conferenza stampa di Chiodi e di Matteoli del maggio 2010, casualmente sempre alla vigilia degli appuntamenti elettorali, 7 miliardi di euro per le infrastrutture. Il dato che è emerso dalla riunione di Roma sono 200 milioni di euro, 15 miliardi, 7 miliardi, 200 milioni, che rispetto alle promesse non sono nemmeno le briciole. Anche qui, può l'Abruzzo con un risultato come questo dire quanto siamo bravi, abbiamo costruito un modello? Il problema è che quali sono gli obiettivi che si perseguono. Se l'obiettivo è una prima pagina su una rivista in carta patinata, sì, l'obiettivo è stato raggiunto. Ma se l'obiettivo è dare risorse economiche all'Abruzzo per assicurare ripresa, l'obiettivo si è allontanato, anzi credo che sia stato assolutamente fallimentare. L'unico che ci ha guadagnato è stato Chiodi, che ha avuto la possibilità, grazie dal mio punto di vista, lo sbaglio che ha commesso il Partito Democratico, noi Italia dei Valori non è entrata nel patto per l'Abruzzo perché ha subito immaginato il rischio che si trasformasse in quello che è stato un po' per Berlusconi il terremoto. C'è stato un momento in cui Berlusconi era osannato anche da molti esponenti del Partito Democratico aquilano, poi si è visto che cosa è successo, ha preso tutto quello che doveva prendere in termini di ritorno di immagine e di popolarità, ha convinto gli italiani che i problemi dell'Aquila sono stati tutti risolti, ha salutato la città dell'Aquila e se n'è andata. Noi avevamo la stessa preoccupazione, cioè che la costruzione di questo tavolo servisse più a Chiodi per un recupero di immagine, di una immagine sbiadita, piuttosto che all'Abruzzo. I fatti ci hanno dato ragione. Oggi Chiodi si permette di definire un risultato storico, un risultato che certifica il fallimento sui fondi FAS, perché avremo gli stessi soldi e li avremo con molto più ritardo rispetto ad altre regioni, e che certifica la sparizione delle promesse elettorali di Matteo e di Berlusconi. Però lo stesso vicepresidente Castiglione diceva anche una scelta strategica nel modo di utilizzare i FAS. Sì, ma i cittadini sono stanchi. Ma guardi, sul fatto che i FAS siano stati utilizzati bene ho dei grandi dubbi, nel senso che io tra la polverizzazione del finanziamento in 50-60 iniziative che servono ad accontentare i poteri forti che esercitano pressioni,
ma non dando risposte concrete ai cittadini, io ho delle grandi perplessità. Io avrei investito tutto su 3-4 infrastrutture strategiche, punto, perché quello che serve all'Abruzzo sono le infrastrutture, il collegamento ferroviario tra Pescara e Roma è lo snodo di ogni progetto di possibile ripresa di questa regione. Sono le infrastrutture quello che servono, mentre i fondi FAS hanno preso tutta un'altra serie di direzioni. Io però non voglio criticare Chiodi, è stato eletto dai cittadini ed è lui che si deve assumere responsabilità, però non venga a parlare di risultato storico, può permetterselo perché l'informazione gli dà lo spazio, ma se qualcuno gli chiedesse scusa quanto avevamo prima e quanto abbiamo oggi, probabilmente dovrebbe diventare però, rosso, sai, per un la tempo di vacche magre in cui si dice che ci sarà, che c'è questa manovra, poi ulteriori non correttivi. Sono d'accordo, no. Non sono d'accordo, la Puglia sta facendo partire 48 nuovi cantieri, il presidente della regione Molise ha già incassato 1.300 milioni, non sono d'accordo, in tempo di vacche magre io mi accontento se la mia regione ottiene quello che ottengono le altre regioni, se la mia regione non riesce a ottenere nemmeno la metà di quello che ottengono regioni che sono un quarto come regione Molise, io mi arrabbio e lo denuncio come rappresentante dell'opposizione. Che margini di recupero ci sono? Per l'Abruzzo o per l'Italia? Per l'Abruzzo, mettiamolo innanzitutto per l'Abruzzo. Vabbè, insomma, obiettivamente sarei un ipocrita se dicessi che il futuro dell'Abruzzo è tutto nelle mani perché di Chiodi. Perché se guardiamo Standard Poor's che declassa l'Italia e altre regioni e l'Abruzzo non viene declassata, comunque l'Abruzzo sta pagando è un buon debiti. Punto di partenza. Sì, 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 perché l'Abruzzo è scoppiato prima e quindi diciamo che ha avviato prima di altre regioni il processo di ricostruzione del suo bilancio. Però io sono obiettivo, sarei un ipocrita se dicessi che il futuro dell'Abruzzo nel bene e nel male è tutto nelle mani del suo Presidente. Purtroppo non è così, le dinamiche internazionali, soprattutto la crisi del debito pubblico italiano hanno un'influenza diretta anche sull'economia della nostra regione. Certo è che la nostra regione deve attrezzarsi perché in un momento drammatico come questo la capacità e la qualità del governo territoriale può fare la differenza. In altre regioni questo sta accadendo, in Abruzzo dal mio punto di vista non sta accadendo. Senta, un ultimo argomento che vorrei trattare con lei molto brevemente è la TEAM, perché c'è stato questo confronto sugli organi di stampa tra lei e la politica della Mana, il sindaco Brucchi piuttosto che il neo presidente Cantagalli, con cui facciamo chiaramente un bocca al lupo, il buon lavoro. La TEAM che tra l'altro ha subito mediaticamente un passaggio sicuramente negativo quando c'è stata la vicenda di Rifiutopoli e di quell'inceneritore che si sarebbe dovuto realizzare a Carapollo, comunque quella è un'altra vicenda, un'altra storia. Perché uno, il capogruppo dell'Italia dei Valori chiaramente, però pescarese, si interessa della TEAM Teramana? Ma io mi interesso di tutto, attenzione, io non è che mi interesso solo le cose che avvengono all'Aquila o solo le cose che avvengono a Pescara, mi occupo del parco della Costa Teatina piuttosto che dell'ospedale di Lanciano, quindi diciamo che io non metto un recinto all'ambito mio di competenza. Anche perché il mandato dovrebbe essere... Non metto un recinto e di Teramo mi occupo perché spesso Teramo diventa l'emblema, il modello del malgoverno. Nel senso che la gestione della TEAM, le proroghe dei servizi senza gara d'appalto, le contestazioni e le condanne, non condanne pecuniarie, ma condanne sui comportamenti e sulle scelte dell'autorità sui contratti, sono secondo me dei modelli sbagliati che vanno esaltati, che vanno portati a conoscenza dell'opinione pubblica per fare in modo che gli altri sindaci non commettano gli stessi errori che sta commettendo Brucchi. Io ne potrei elencare una quantità gigantesca. Il problema fondamentale, l'errore fondamentale che commette Brucchi è quello di prorogare all'infinito il rapporto contrattuale con una società che ha vinto una gara d'appalto che aveva una scadenza. Se io partecipo a una gara d'appalto per la gestione dei rifiuti e nel bando europeo c'è scritto che il servizio scade nel 2007, nel 2007 il servizio scade. Non è che poi siccome ho vinto io che ti sto simpatico, non hai vinto tu che ti sto antipatico, il servizio dal 2007 passa al 2010, passa al 2012, passa al 2015, perché è vietato, perché la par condicio di tutti gli imprenditori interessati a partecipare a quella gara è un elemento sacro della nostra vita sociale ed economica ed è un elemento che incide pesantemente anche sulla economicità dell'azione amministrativa. Non sono io a dirlo, la Corte dei Conti ci ricorda ormai costantemente che il mancato ricorso al mercato, cioè il fatto che un'amministrazione proroghi un servizio in favore di una società e non faccia la gara d'appalto, costa il 10% in più. Cioè se fai la gara risparmi il 10% di quello che spendi. Quindi sono aspetti sostanziali e a me insomma, in qualche modo non riesco a comprendere le ragioni per le quali
per esempio, soprattutto dopo il referendum, perché qualcuno mi dice, allora tu vuoi il privato, vuoi liberalizzare, poi il paradosso è che io che sto nel centro-sinistra evoco la liberalizzazione del mercato e Brucchi che sta nel centro-destra in qualche modo è concentrato e schiacciato una gestione pubblica. Io dico che grazie al referendum che è stato appena celebrato, il Comune di Teramo avrebbe tranquillamente la possibilità di farsi una società in-house al 100% pubblica per trasferirci i servizi, per trasferirci il personale dipendente che giustamente non può andare a casa e per riprendere la propria attività. Tutto questo non accade, ci sono una serie infinita di punti interrogativi che io pongo e che non hanno risposta, raccolta differenziata, i dati sulla raccolta differenziata. Io vorrei sapere da Brucchi dove vanno a finire i rifiuti differenziati di Teramo, dove vanno a finire, perché qualcuno mi dice che si spendono centinaia di migliaia di euro per differenziarli e poi una volta differenziati tornano indifferenziati negli stessi impianti per lo smaltimento. Lo voglio sapere perché immagino che il cittadino di Teramo che paga la TIA tra le più alte d'Abruzzo lo voglia sapere, così come voglio sapere se i dati pubblicati sono dati veri o non sono dati taroccati e così come voglio sapere tutta un'altra serie di cose che investono questa attività e il modello teramano in generale. Chiaramente lo chiederemo anche al presidente Candagali, che speriamo di avere in questi studi quanto prima, anche per fargli un grosso in bocca al lupo e di conoscere anche quali sono le sue prospettive. Ma lui non c'entra nulla, assolutamente, no, però deve gestire un'azienda importante, insomma, sì, assolutamente. Sì, sì. Un'ultima battuta, Costantini. All'indomani delle elezioni, e quindi del gennaio 2009, lei si è trovato di fronte una scelta, no? Anche prima, Consiglio regionale sui banchi di opposizione, come leader dell'opposizione, o Parlamento Roma, scelto il Consiglio regionale, pentito di questa scelta? No, sono orgoglioso di questa scelta perché è una scelta che ha scarsissimi precedenti, nel senso che dimettermi dalla Camera dei Deputati vuol dire quindi sarebbe aver perso, anche attendibile una riforma. No, vuol dire aver perso circa 2.500-3.000 euro di pensione per tutta la vita, aver perso l'assistenza sanitaria per tutta la vita per me e per i miei figli, aver perso 5.000 euro al mese. Cioè io ho avuto, questa è una scelta che ha comportato un danno economico gigantesco, però sono in pace con la mia coscienza e so di essere stato leale e corretto nei confronti di chi mi ha votato e questo per me vale più di ogni altra cosa. Io la ringrazio per essere stato ospite qui, le faccio un grosso in bocca al lupo e le auspico di diventare presto il cittadino, un cittadino della grande Pescara. Grazie per essere stato qui ospite a Cosa Succede in Città, grazie a voi che ci avete seguito da casa, l'informazione continua su TV6, arrivederci. Buonasera. Guarda lì, guarda là.